Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura torniamo a parlare dell'omicidio di Terranuova Bracciolini, il 33enne domenicano, presunto assassino di Gioella Ramirez Seipo, il 38enne che ha perso la vita all'alba di domenica 1 ottobre, raggiunto dal lancio di un narghilè, ha chiesto di essere scarcerato. Oggi è stata presentata l'istanza al Tribunale del Riesame. È accusato di omicidio volontario. Il 33enne, residente a Perugia, sostiene di non aver avuto la volontà di ammazzare e il suo avvocato punta così alla derubricazione del reato nella forma colposa. E prosegue invece l'attività della Polizia di Stato nel piano di potenziamento dei servizi di controllo del territorio voluti dall'Questore di Arezzo a seguito dei recenti comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica. Un rafforzamento mirato alla prevenzione dei reati predatori in genere, dello spaccio di sostanze stupefacenti e in modo particolare al cosiddetto fenomeno della mala movida nel centro storico di San Sepolcro e in quello di Montevarchi. Sono state così identificate 112 persone, 15 delle quali risultate positive alla banca dati delle forze di polizia, controllati 72 veicoli con il sistema Mercurio ed elevate 2 sanzioni al codice della strada. Ed un furto invece ieri si è verificato nella palestra, la Pala Sportestra, nel corso della festa della scuola basket Arezzo, che ha ricevuto un premio dalla Regione Toscana. Un giovane si è infatti intrufolato all'interno del palazzetto dirigendosi verso gli spogliatoi dove ha sottratto il portafoglio di un giocatore della prima squadra. A fermarlo il vicepresidente Massimo Lanucci, che ha poi chiamato la polizia, e l'uomo è stato denunciato con l'accusa di furto. Si tratta di una 31enne e purtroppo non si tratterebbe di un episodio isolato. E adesso voltiamo pagina. In prefettura questo pomeriggio è stato siglato un protocollo d'intesa per la gestione degli interventi urgenti nei casi di aggressione nei confronti dei sanitari. Il personale non deve mai essere solo di fronte a questo tipo di episodi violenti che possono verificarsi e che evidentemente alterano anche il rapporto fisiologico e positivo che c'è tra le persone che vengono per esempio al pronto soccorso e il personale dell'ASL. Prevenire e contrastare gli episodi violenti nei confronti degli operatori sanitari, questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa siglato in prefettura ad Arezzo. Prevede tutte le modalità di intervento in caso di aggressione a operatori del settore sanitario. Intervengono naturalmente le forze dell'ordine, l'intervento viene richiesto attraverso il numero unico, il 112, è un intervento chiaramente dedicato per cui all'attivazione nel momento dell'allarme diciamo, da parte del personale sanitario, le forze dell'ordine intervengono immediatamente per evitare che ci possano essere conseguenze. A siglarlo il prefetto, l'azienda sanitaria, il comune di Arezzo, l'ordine dei medici chirurghi odontoiatri e l'ordine delle professioni infermieristiche di Arezzo. La sicurezza di chi aiuta è la sicurezza di tutti e quindi in questo nucleo operativo che attiva una serie di azioni in base a delle situazioni particolari è un modo per rendere più sicure e più tranquille le persone che sono al nostro fianco, ma per questo noi dobbiamo essere vicini a loro nella loro sicurezza che è un dato di singole persone e di professionalità. Un protocollo operativo per far fronte a comportamenti violenti sempre più frequenti. L'ASL Sud-Est Toscana ha numericamente avuto 230 aggressioni nell'ultimo anno, pertanto in Toscana rispetto alle 1200 aggressioni registrate a livello regionale si posiziona purtroppo ad una posizione molto pericolosa. L'ASL Toscana Sud-Est ha messo a punto un questionario che ha lo scopo di rilevare il grado di soddisfazione degli utenti che si avvalgono dei punti prelievo. Lo strumento di indagine, elaborato dall'URPA, è del tutto anonimo e con domande a risposta chiusa che non consentono dunque di identificare il soggetto compilatore. I cittadini potranno compilarlo nei mesi di ottobre e di novembre. E adesso parliamo di politica. A distanza di una settimana torna infatti a riunirsi il Consiglio Comunale di Arezzo. Giovedì 26 a partire dalle 9 con la possibilità per i cittadini di seguire la diretta sulla homepage del sito istituzionale o sul canale YouTube oppure ovviamente presenziando nello spazio appositamente riservato in aula.
Per quanto riguarda il programma dei lavori, ci sarà il voto sull'atto di indirizzo di Fratelli d'Italia sull'aumento dell'illuminazione in alcune zone del centro storico, il riconoscimento di un debito fuori bilancio per la messa in sicurezza della scuola Modesta Rossi e poi le variazioni al piano triennale dei lavori pubblici e al bilancio di previsione, ma anche il parere sul progetto di adeguamento del tratto San Zeno-Palazzo del Pero della Due Mari. Infine il regolamento che disciplina la sperimentazione delle armi ad impulsi elettrici e poi quattro atti di indirizzo. E saranno 50 invece i posti per i bambini dai 3 mesi ai 3 anni nel nuovo asilo di Via Colombo. Il progetto vede adesso l'apertura del cantiere. È una scuola ovviamente sicura, ma soprattutto una scuola bella perché è adeguata da un punto di vista pedagogico, è a impatto ambientale zero, è autosufficiente dal punto di vista energetico, è completamente green nei materiali. Insomma, noi stiamo disegnando quelle che sono le scuole del futuro, non soltanto da un punto di vista strutturale, ma anche da un punto di vista di organizzazione degli spazi. Sta per aprire il cantiere per la realizzazione del nuovo asilo nido in Via Colombo, pensato e realizzato secondo i criteri più aggiornati in tema di sicurezza e sostenibilità, in grado di accogliere in tutto 50 bambini. 50 nuove opportunità, quindi 50 nuovi posti per i bambini, di cui 10 per la fascia 3-12 mesi. Noi in questo momento siamo un comune virtuoso perché abbiamo una lista di attesa dai 3 mesi ai 6 anni sotto il 20%, ma tutta questa lista d'attesa è dai 3 ai 12 mesi, quindi il nostro obiettivo è lista d'attesa zero, ci siamo già sostanzialmente a zero dai 12 mesi ai 6 anni, adesso il nostro obiettivo è portare a casa anche questo risultato complessivo. La scuola sorgerà tra Via Colombo e Via del Vingone e sarà su un unico piano di forma rettangolare, costruito con materiali e tecniche di bioedilizia. Un importo di 1.800.000 euro completamente finanziato dal PNRR. E il finanziamento è completamente, come dicevo, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza proprio perché a seguito di una valutazione di quelli che erano gli interventi da portare ai nostri immobili siamo riusciti a portare avanti proprio questo progetto che riguarda anche un po' le esigenze del PNRR, quindi in tempi non sospetti, quando ancora non conoscevamo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, avevamo proprio deciso insieme all'ufficio scuola di portare avanti questo intervento dando una risposta in termini di efficienza energetica e questo è stato un punto a favore che il PNRR ha valutato e che ha deciso anche di finanziare questa opera, quindi la progettazione di questi immobili oltre a dare una risposta in termini proprio di risposta all'educazione dà una risposta importante anche in termini di efficienza energetica. La nuova scuola dovrà vedere la luce entro la scadenza del 2026 prevista dal piano di rinascita e resilienza. Il comune di Arezzo ha pubblicato il bando per l'organizzazione della festa di fine anno che si svolgerà in piazza Sant'Agostino. Potranno partecipare all'avviso le associazioni, fondazioni o enti senza scopo di lucro iscritte negli registri istituiti a norma di legge nell'elenco comunale delle libere forme associative che hanno sviluppato esperienze nell'organizzazione di eventi musicali. Ogni soggetto potrà presentare un solo progetto in qualità di capofila. I progetti dovranno essere inviati entro le 13 di mercoledì 15 novembre. La somma messa a disposizione è quella di 45.000 euro. E adesso cambiamo argomento. Sono stati infatti presentati i lavori per l'ammodernamento dell'impianto di depurazione di Casolino. Ammodernamento tecnologico e sostenibilità ambientale sono questi gli obiettivi del progetto di rinnovamento del depuratore di Casolino, un progetto da 14 milioni di euro finanziato con i fondi del PNRR, avviato nel luglio 2021 e suddiviso in 3 step. A Casolino avevamo già un impianto importante che serviva bene la città di Arezzo, che svolgeva bene il suo lavoro. Abbiamo sfruttato l'opportunità offertaci dal PNRR per incrementare la qualità del servizio di depurazione fatto da questi impianti con un incremento dell'essiccamento dei fanghi che chiaramente riduce la quantità di residui prodotti dalla depurazione per un successivo migliore smaltimento. E all'interno di questo delle stazioni di economia circolare, ovvero delle stazioni dedicate alla produzione di biogas
dai fanghi di depurazione, biogas che servirà poi a sua volta per poter alimentare e scaldare alcune sezioni dell'impianto. Sarà realizzato anche un nuovo impianto di essiccamento dei fanghi proprio per ridurre ancora di più la produzione di questo materiale. Quindi a fine lavori la città di Arezzo, ma non solo, tutto il territorio della provincia avrà una stazione di vera e propria economia circolare con il recupero di materia. Il contributo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato ottenuto in virtù della valenza ambientale del progetto, che al suo completamento consentirà di incrementare la produzione di biogas del 70%, di ridurre i consumi energetici del 20%, i quantitativi di fanghi prodotti del 66%, l'energia termica del 30% ed infine un'accurata e radicale riduzione delle emissioni odorigene. Si parla molto di efficientamento energetico, di rinnovabili, che sono sicuramente trainanti per la transizione ecologica del nostro paese, ma anche la gestione sostenibile dell'acqua rientra in questo scenario. E gli impianti di depurazione sono ovviamente quel tipo di impianti che bisogna efficientare, devono diventare un luogo produttivo. Il suo libro aveva scatenato una pioggia di critiche sul generale dell'esercito, oggi alla guida dell'Istituto Geografico Militare. Questa sera il generale Roberto Vannacci arriverà ad Arezzo alla Casa dell'Energia e via Leone Leoni chiuderà così per sicurezza. Ci sarà ovviamente, come succede in questi casi, anche un discreto dispiegamento di forze dell'ordine. Sulla questione sono intervenuti anche Ampi, CGL, Acli, Circolo Culturale Aurora, Amnesty, Circolo Berlinguer e l'Associazione Culturale del Bangladesh. Chiunque arrivi, ospite, turista, visitatore occasionale, in qualsiasi altra veste si presenti, dicono, deve sapere che qui ci rifiutiamo proclami razzisti, omofobi o discriminatori. Ci piacerebbe che questi concetti, che dovrebbero essere scontati, fossero condivisi anche dai nostri amministratori e che gli stessi dicessero chiaramente che se qualcuno questi valori non li condivide, non è il benvenuto ad Arezzo. E adesso passiamo alla presentazione di un altro libro, Ombre rosse, di Claudio Repek, che racconta in 800 pagine 35 anni di storia aretina. Intende, diciamo così, uno scolorimento della geografia politica aretina che dalla sinistra al centro-sinistra è adesso passata almeno in gran parte al centro-destra, quindi Ombre rosse. In Ombre rosse, l'ultimo libro del giornalista e scrittore aretino Claudio Repek, ci sono 35 anni di storia aretina, dal 1985 al 2020, sintetizzati in 800 pagine. Abbiamo l'ultimo mandato Ducci, quindi l'ultimo mandato tradizionale della sinistra, due mandati abbastanza originali, cioè giunta rosso-verde con Vannucci e giunta, prima giunta di sinistra, di centro-sinistra moderna con Ricci, e poi abbiamo tutti la conquista da parte del centrodestra, la parentesi Fanfani e il ritorno del centrodestra. Tra le pagine di Ombre rosse si comprende quanto Arezzo racconti e talvolta anticipi un pezzo di storia italiana. Un vasto territorio che in pochi anni passa dalla sinistra alla destra con il radicamento prima di Forza Italia, Alleanza Nazionale, Fratelli d'Italia e poi della Lega. Più capace di tutti è stato Umberto Bossi, secondo me, facendo la storia dell'Italia, quello che ha dato la novità, ha inventato l'autonomismo, ha avuto il naso per muoversi, per cambiare la società. E per il resto ognuno ha fatto l'interesse suo. Era un'altra epoca e c'era un'altra qualità di classe politica, perché la politica come politica era molto più centrale, oggi è molto più centrale l'economia. Quindi la politica è un po' gregaria e il personale politico risente di questa survalenza. Non dimentichiamo che c'è stato Amintore Fanfani, non dimentichiamo che c'è stato anche un personaggio importante come Bartolomei. Poi potremmo fare tanti nomi, ad esempio il Partito Comunista di Arezzo in quegli anni era orgoglioso di eleggere grandi rappresentanti di questo territorio a Roma, come Pietro Ingrao, come Alicata, come Fernando Di Giulio. Racconta il declino di vecchie classi dirigenti e la nascita, talvolta stentata, di nuove leadership in un quadro economico e sociale sempre più difficile e complesso. Non è necessario essere capace a fare qualcosa per fare politica oggi. Era indispensabile 40 anni fa.
in tutti i partiti, nel Partito Comunista, nella Democrazia Cristiana, nei socialisti, repubblicani, nel Movimento Sociale, dovunque. Chi arrivava ad avere una carica di una certa importanza aveva già dimostrato di valere qualche cosa nella vita. Questo smania di presenza nei social, nelle televisioni, indipendentemente dal motivo per cui uno è presente, sembra essere un requisito indispensabile per amministrare la cosa pubblica. È un errore, cerco l'aggettivo giusto, catastrofico. Il libro affronta lo sviluppo di nuove forme di politica, o forse dovremmo dire di antipolitica e di civismo. Sullo sfondo la crisi economica, la povertà, le classi dirigenti che non si rinnovano, imprenditori e sindacalisti che vedono sparire politici e istituzioni, giornalisti che raccontano di una politica sempre più attenta al virtuale e sempre meno al reale. Considerando il passato e guardando l'attuale, oggi noi non abbiamo una rappresentanza parlamentare. Abbiamo due parlamentari in prestito, una da Roma e una da Montepulciano. E questo per Arezzo, al di là della loro ovviamente incontestabile capacità, è un segno di quanto debole sia la politica aretina. In queste condizioni non possiamo pensare di affrontare nessuno dei problemi importanti che ci stanno davanti. Da Medio Etruria, per fare un esempio attuale, fino a tutti i problemi legati alla centralità di Arezzo, dalla sanità alla industria e ai trasporti. E io che faccio l'imprenditore devo vedere dove si va, perché capisco il passato, per dire dove siamo andando nel futuro. E come ci aspetta saranno tempi di grandi selezioni, cioè ci sarà chi rimane in piedi a livello economico, chi cade, però sicuramente non sono tempi normali. Nei prossimi 20 anni avremo un bel po' di belle e di brutto da vedere, secondo, però saranno decenni di grande trasformazione. Anche ad Arezzo questo fine settimana i festeggiamenti in onore della dea indiana Durga. È in personificazione della potenza, che lei ha sconfitto il demone Mahishasura, che attraverso questa sconfitta ha rappresentato la vittoria di bene sul male. E infatti lo celebriamo questo non solo per questo, ma solo anche per rappresentare i diritti delle donne nella nostra religione, perché darlo una importanza che loro meritano. Incarnazione dell'energia creativa femminile, Durga è una dea guerriera che combatte le forze del male, solitamente raffigurata con 10 braccia. Questo è una divinità molto importante per noi, nostra religione. Questo facciamo noi ogni anno, questa grande festa per 5 giorni. Noi non vogliamo guerra, noi vogliamo finisca e guerra, noi vogliamo pace, la pace. Noi preghiamo per tutti. Anche ad Arezzo la comunità bengalese ha celebrato la festa induista dedicata alla dea indiana. È una festa che è per tutti, senza di qualsiasi cultura possono essere, di qualsiasi religione. È una festa di 5 giorni che dura da quello che noi chiamiamo Saptami, che è il 7° giorno, da Dashami, che è il 10° giorno. Che è una festa, insomma, molto importante, che viene celebrata ogni anno. È la festa più grande dell'induismo. È una festa, come ho detto, non solo per l'induismo, di tutte le religioni, di tutte le culture indistinte. E diciamo che questa festa viene celebrata per portare insieme tutte le culture, per fare una unione di tutte le culture. E lui ci connette con la dea Durga. Infatti lui stava esaltando la dea Durga attraverso le sue preghiere, dicendo che deve essere distrutto tutto il male del mondo per creazione del bene. E infatti lui nella nostra religione si chiama Purohit. Purohit, che significa prete divino. Il fuoco distrugge il male e crea la strada verso il bene. Jai Maa Durgai ki! Jai Maa Durgai ki! Jai Maa Durgai ki! Passiamo alla pagina dello sport, al calcio. Ieri una vittoria per l'Arezzo, che ha ripreso il cammino in campionato dopo 2 sconfitte. Una vittoria netta contro la SPA, con un primo tempo giocato magistralmente dagli uomini di Indiani. Il mattatore della serata in assoluto, il bomber Gucci. Sentiamo le interviste del fine partita.
E oggi pomeriggio alle 17, prima della merenda, ho fatto una bella chiacchiera con tutta la squadra, con lo staff, ricordandovi semplicemente dove stiamo giocando, dove gioco, perché è una città importante, dove dobbiamo dare il massimo. Come ho sempre detto, però, siamo per stare più bravi, ma noi riusciamo, che abbiamo sudato tanto, tanto, tanto la maglietta e siamo aiutati l'uno con l'altro. È stata una bella chiacchiera, come al solito, mirata su punti importanti, e credo che stasera lì sta messo in campo la squadra perfetta. I ragazzi hanno dato il 110% e si è visto questo. Intanto sopra, siamo tutti soddisfatti perché questa è una bella vittoria, ci vorrebbe. Ora vediamo stata facendo come riusciamo a migliorare sempre questo. Calcio anche questo, il primo gol di Gucci oggi è la stessa situazione identica di domenica allenati sulla Lega 0, che il portiere di ora ha fatto un miracolo, stessa situazione, proprio uguale, rossa di Quattarella a rientrare e contro i destra di Gucci, perché oggi è entrato come no. Calcio anche questo, però a parte l'episodio abbiamo costruito anche tante altre cose. Cioè, mi sembra che siamo andati in vantaggio e già mi sembrava la seconda o terza situazione da gol. Bene, dai, oggi è una buona gara. Perché la squadra ha sempre giocato, ha sempre fatto prestazioni. È l'unico forse crucio che ci possiamo fare dopo Recanati, dopo 2-0 della Recanatese, che ci siamo un po' abbattuti. E questo faccio mia colpa in primis, perché uno dei più anziani che non deve accadere, però abbiamo fatto quadrato, abbiamo analizzato quello che potevamo migliorare, penso che molte cose le abbiamo migliorate, c'è ancora qualcosa da fare in più, ma da un punto di vista poi di gioco, di creare occasioni, ero sicuro e sono sicuro che questa squadra ce l'ha. La società sportiva, come noto, ha festeggiato il centenario della sua fondazione nell'anno della promozione in Serie C. Due traguardi importanti che il Consiglio regionale della Toscana ha voluto celebrare con una targa consegnata ieri allo stadio prima della partita contro la SPAL. Ed è stata premiata anche la scuola basket Arezzo per la sua promozione in Serie B, ma anche i brillanti risultati conseguiti a livello giovanile. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.